Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del sabato del TG. Apriamo con una notizia di cronaca e del furto al distributore Esso di Bellocchi avvenuto la scorsa notte. Un furto è stato messo a segno la notte scorsa al distributore di carburanti Esso in via Einstein a Bellocchi di Fano. I ladri sono riusciti a tagliare indisturbati con un frullino due colonnine di self-service automatico, riuscendo a rubare 5.000 euro in contanti. L'area di servizio è controllata dalle telecamere a circuito chiuso e le immagini registrate serviranno per tentare di identificare gli autori del furto. Stanotte verso le 3:30 ci hanno chiamato che non c'era più corrente. Siamo venuti su e abbiamo scoperto che ci sono state due aperture delle nostre self-service dove cui hanno portato via i soldi, circa oltre 5.000 euro. Poi hanno tagliato i cavi della corrente perché per prendere col frullino, per prendere la corrente, hanno cercato la corrente in tutti i posti e poi ci hanno tagliato i cavi e hanno trovato la corrente ed hanno aperto i self-service. Ci hanno spaccato il chioschetto che è là. Quanto ci hanno avvisato, è passata la guardia notturna perché noi abbiamo 4-5 passaggi anche della guardia notturna, quando ci hanno avvisato già era troppo tardi. Siamo venuti su, abbiamo ripristinato la corrente, quel po' che possiamo ripristinare per poter lavorare, ma i self-service sono tutti due rotti. In questo momento abbiamo chiamato i tecnici per poter lavorare, ma mi sa che fino a lunedì si lavorerà poco. Queste sono le cose che in Italia funzionano. Per la sicurezza, noi che lavoriamo, che paghiamo le tasse, non ci aiuta nessuno, né il comune, né la provincia, né la regione, nessuno. Lei pensi quanti furti ha avuto i distributori qui dalla zona delle Marche? Solamente loro che facciano un censimento, ha detto, no? È inutile che dopo noi dobbiamo pagare le tasse e tutte le cose, quanto nessuno ci aiuta. Questo è quello che abbiamo da noi e dal governo italiano. Qui siamo stanchi. Hanno portato via sui 5.000 euro, 5.200, adesso preciso non abbiamo fatto ancora tutti i conti, ma a parte quello, il problema è che tu non lavori più in sicurezza. Questo è il problema. Non abbiamo più la sicurezza del lavoro. Ancora la cronaca, i carabinieri di San Lorenzo in Campo assieme ai colleghi di Fano hanno arrestato un pusher tunisino in zona Arzilla di Fano, punto di ritrovo degli spacciatori dopo che la stazione ferroviaria è diventata zona calda per loro. I carabinieri hanno individuato e tenuto sotto controllo dopo numerosi appostamenti e pedinamenti una casa che normalmente veniva affittata per il periodo estivo, abitata da un cittadino tunisino che non svolgeva nessuna attività lavorativa. I carabinieri, notando un via vai di gente, hanno fatto irruzione all'interno e trovato il tunisino in possesso di 10 dosi di eroina pronte per lo spaccio e di denaro contante frutto dell'attività di spaccio. Il tunisino, dopo un tentativo di fuga, è stato arrestato e ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Furti di biciclette, denunciati dalla questura di Pesaro e Urbino, due cittadini rumeni senza fissa dimora di 21 e 34 anni, già noti alle forze dell'ordine per reati di tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti di scasso. Da poco passata la mezzanotte scorsa, una pattuglia in corso 11 settembre a Pesaro ha notato i due rumeni che con una torcia illuminavano alcune biciclette parcheggiate nelle rastrelliere. Avvistata la pattuglia, i due si sono allontanati in tutta fretta, ma gli agenti li hanno bloccati per identificarli. I rumeni erano in possesso di una grossa tronchese che probabilmente utilizzavano per tranciare i lucchetti delle biciclette. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Ed ora le notizie relative al mantempo. Andiamo a San Lorenzo in Campo, che è tra i centri più colpiti della Val Cesano dalle continue bombe d'acqua che da maggio fino a qualche giorno fa hanno colpito il centro laurentino. I danni sono ingenti e la situazione è grave, lo afferma l'assessore ai lavori pubblici e viabilità Ernesto Tiberini. Sono più di due mesi, afferma l'assessore, che costantemente siamo costretti ad intervenire su tutto il territorio per i danni provocati dal maltempo. Solo martedì scorso sono caduti circa in mezz'ora 75 mm d'acqua. Le nostre risorse sono poche, purtroppo, per questo ci rivolgiamo agli enti preposti per spiegare la situazione nella quale ci troviamo e reperire fondi. I cittadini, inoltre, possono segnalare i danni subiti al comune, conclude Tiberini.
Ed ora chiudiamo con la pagina degli eventi. Questa sera, a partire dalle 21.30, la Sassonia di Fano si trasforma in un sambodromo perché prende il via il Carnival Summer Show. Finalmente il sole ci bacia, dai che te dai, non si dice alla fanese. Dopo due giorni al centro storico, dove abbiamo vissuto i sapori del carnevale e dell'enogastronomia, l'elezione della Miss, finalmente siamo al mare. Già da stamattina abbiamo posizionato i carri e diventeranno dei palcoscenici, ecco, questo è molto importante. Questa volta dovete girare voi, cioè il pubblico andrà alla ricerca dei grandi carri allegorici, dove in ognuno a rotazione si esibiranno gruppi musicali, gruppi di balletto, e non li perdete perché vale la pena. Mentre fate questo, tutto il lungomare Viale Adriatico si trasforma in una mega animazione. Basta, non vi dico più niente, prendete la bici, venite giù a piedi, lasciate la macchina a casa e mi raccomando, voi che state guardando Fano TV, non potete perdervi questa performance del Carnevale di Fano aspettando il 2015, 1, 8 e 15 febbraio. Bene, con quest'ultima notizia io vi ringrazio per la vostra attenzione. Il telegiornale Occhio alla Notizia torna lunedì sera alle 20.30 puntuali. Buon sabato e buona domenica a tutti voi.